bello! Non si sente nulla! Maiko ti protegge dai rumori dei colpi di fucile e pistola nella caccia sportiva, nel tiro a volo, nel tiro a segno. Thank you.
squadra Spolcarnera in campo all'impianto degli Rizzi per il campionato Under 18 d'eccellenza in Friuli Venezia Giulia. I padroni di casa della APU, amici della Pallacesto Udinese, contro gli ospiti della 3S Basket Cordenonse. Udine in maglia bianca, Cordenonse in maglia verde, gli arbitri sono Andretta e Olivo. È una buona opportunità per noi per vedere all'opera anche i giovani virgulti, coloro che si spera possano essere i giocatori di riferimento del domani del nostro panorama regionale. Un campionato Friuli Venezia Giulia a cui partecipano Udine e Cordenonse, campionato d'eccellenza che qualificherà anche poi per le finali nazionali che si disputeranno il prossimo anno nel mese di giugno. Udine inizia subito con il canestro del numero 11 Monticelli, che è sul terreno di sul parquet del Carnera assieme al numero 0 Okenen, al numero 2 Visintin, al numero 4 Paolini e al numero 35 Cautiero. Mentre l'Intermec Cordenonse, che è allenata da coach Celotto, è sul parquet con il numero 6 Rossiti, il numero 8 Pivetta, che è anche capitano, il numero 11 Damianovic. Eccolo proprio lui al tiro da tre punti dall'angolo, a segno Damianovic, che è sul parquet assieme anche al numero 15 De Santix e al numero 21 Camai. Quindi 3-2 il punteggio per Cordenonse. Io ringrazio anche Alberto che sta curando le immagini delle riprese dal Palasport Carnera, e applaudo anche il secondo canestro consecutivo di Damianovic, che manda avanti di tre l'Intermec, parziale tutto realizzato dal giocatore cordenonese. Adesso va a segno anche il numero 15 De Santi, e il parziale si allunga per i Naoniani di Cellotto. Sulla panchina della APU Udine c'è coach Paolo Montena, che è un ex di turno, avendo allenato per varie stagioni proprio alla corte del presidente Tosoni in quel di Cordenonse. L'assistente di Paolo Montena è Giovanni Gerometta, mentre l'assistente di Cellotto è coach Pupulin. Ovviamente fa piacere anche ricordare tutti coloro che stanno, come gli allenatori, i tecnici, gli stessi dirigenti, stanno lavorando dietro le quinte per portare avanti questa realtà della pallacanestro in Friuli Venezia Giulia, e mi fa piacere avere la possibilità di raccontare attraverso le immagini, attraverso la nostra cronaca, anche la passione, l'impegno, magari anche il talento dei giovani ragazzi. Lo faremo per tutta la stagione, quindi restate sintonizzati sulle nostre frequenze. A più che non riesce ad andare a segno con Monticelli, Cordenonse ha preso le redini del gioco. Tiro da fuori da parte di Rossit, ma a rimbalzo c'è un fallo segnalato a Visintin. Vedete sul punteggio di 7-2 per Cordenonse. Osservando il tabellone è divertente notare come ai vecchi tempi nella pallacanestro bulgara si scriveva squadra A, squadra B. D'altro nel suo effetto c'è scritto così. Cordenonse ancora da 3, ancora un canestro da parte del numero 8 Capitan Pivetta, e il parziale adesso si allunga, siamo 2-10. Udine evidentemente con la testa ancora negli spogliatoi. Cordenonse che ha iniziato molto meglio questo incontro, con piglio di chi vuole cogliere i due punti su un parquet prestigioso come Palasport Carnera, dove giocano i grandi, la Serie A, GSA di Nolardo. Cambio per Montena, che richiama in panchina Paolini. Due tiri liberi intanto per Visintin, che è aggregato al seguito della prima squadra di coach di Nolardo, Riccardo Maria Visintini, playmaker. Forse il giocatore di maggiore concretezza nelle fila degli under 18 di Paolo Montena. Va a segno Visintini.
Damjanovic perde palla ma arriva in suo soccorso Kamai, resta in zona d'attacco la 3S, questi è De Santi, Ivetta, ah, 3 punti, ancora una tripla da parte di De Santi e l'Interme che segna in qualsiasi circostanza oltre l'arco del 6,75. Sembrano i Golden State Warriors da come hanno iniziato questo incontro. Dall'altra parte sbaglia una doppia opzione Okenen che non riesce a concretizzare l'extra possesso in attacco. Alto tiro da 3 da parte della 3S, stavolta sbaglia Kamai, ma era un tiro ben costruito, arrivava a rimorchio, aveva spazio rispetto al difensore. Non c'è stato close out friulano, adesso l'APU mantiene il possesso in zona d'attacco, ma c'è un time out chiesto da Montena che vuole parlarci su, avendo visto i suoi sotto nel punteggio, sotto di 9, 4 a 13, 5 a 43 al termine del primo periodo. Di nuovo in campo le formazioni, 4 a 13 punteggio, meno 9 per Udine in attacco. Altra palla persa per la squadra in maglia bianca e già dall'altra parte Pivetta sbaglia la tripla. Ci riprova Udine che torna in zona d'attacco con Franco Vicchio, capitano della formazione udinese. Eccolo l'assist sotto canestro per Visentini, gli si chiude la vallata, allora deve inventare Misini. Non buone le spaziature nell'attacco, nella manovra offensiva udinese, a buon gioco la retroguardia cordenonese con la 3S che è già dall'altra parte in post basso con tentativo di potenza da parte di Kamai. Sbaglia perché gli manca proprio la forza per completare il movimento in semigancio, mantiene il possesso in zona d'attacco la squadra di Matteo Celotto. Voglio salutare anche Andrea Brusadin che è sulla panchina dei Cordenonesi assieme a Luca Pupulin, sono i due assistant coach di Matteo Celotto. Lo giudice porta un blocco per liberare all'uno contro uno De Santi, palleggio del suo tiro, fatto bene tranne piccolo dettaglio, che la palla non è entrata nel canestro, dettaglio fondamentale. Dall'altra parte subisce fallo il numero 23 udinese Badu Diop, resta in zona d'attacco la più GSA. Resta solo per poco perché gli udinesi perpetrano una rimessa in vereconda che consente a Pivetta di andare indisturbato al tiro in contropiede. Fatto errore dietro l'arco da parte di Franco Vicchio, ma a rimbalzo Diop garantisce due tiri liberi alla APU-GSA che manda in campo il numero 24 Matteo Tell, classe 2001. Due tiri liberi per Diop. Sbaglia il primo tiro a sua disposizione il giocatore col numero 23 in maglia bianca. Vedete, mancano 4 minuti e 4 secondi al termine del primo periodo. Udine sta litigando con il canestro, Cordenons soprattutto con i tiri da 3 punti ha costruito un cospicuo vantaggio, anche se adesso gli ospiti sprecano il possesso con qualche difficoltà di ball handling da parte di De Santi. Visentini, Franco Vicchio non ha compagni pronti alla ricezione, allora si mette in proprio Franco Vicchio con un bel giro e tiro dal cuore del pitturato. Sbaglia il tentativo il capitano udinese. Dall'altra parte
Damjanovic prova ad arrivare fino in fondo, viene fermato con le cattive dalla difesa udinese. C'è ancora un fallo da parte di Visintini che regala due tiri liberi a Damjanovic. Assegno il primo personale di Petar Damjanovic, classe 2000. Bissa anche il canestro con il secondo tiro libero a sua disposizione e poi esce dal campo con il 5 convinto da parte di coach Celotto. Al suo posto su perché è entrato il numero 16 Pietro Casara, classe 2002, uno dei giocatori più giovani in campo. Franco Vicchio, bel taglio backdoor da parte di Diop e questo è costruito bene da parte della APU, che però si dimentica della fase difensiva omettendo il rientro che permette a Collenos un tiro abbastanza semplice in transizione. Si incanta pecorisce però il giocatore in maglia verde da tre punti. Ancora un tiro scoccato da Tell sul secondo ferro e adesso Collenos abbassa i ritmi di gioco. De Santi Rossit, ancora De Santi da tre punti, sbaglia, rimbalzo lungo e preda di Minisini che carbura la transizione e trova un bel passaggio sotto canestro Tell, anche se da lì Tell non può essere pericoloso. Diop in palleggio si avventura, mette il pallone tra le mani di Franco Vicchio che spara la Berta dai 6.75, altro errore che consente la transizione offensiva all'Intermec. De Santi un paio di zingarate in palleggio, arriva fino in fondo, recupera anche il suo rimbalzo, segna col fallo di Diop, ha fatto tutto De Santi, l'ha fatto anche bene. Due punti e tiro libero aggiuntivo per il numero 15 Matteo De Santi, classe 2000. Poco più di due minuti al termine del primo quarto di APU contro 3S Cordenons, gara del girone d'eccellenza campionato Under 18 in Friuli Venezia Giulia. Si attende il tiro libero supplementare per Matteo De Santi. Mentre Capitan Pivetta dà sfoggio anche del suo impegno nell'andare a ripulire il parquet del Palaspol Carnera. Magari qualcuno che possa dare una mano in questo senso ci potrebbe anche essere lì. Senza doverlo far fare per forza di cose a Pivetta, non che sia un problemone, perché comunque sti ragazzi devono ancora dimostrare tutto e l'impegno lo si dimostra anche dando disponibilità nel pulire il parquet. Bel movimento di Diop, con la Coldenos da tre punti, sbaglia Rossit, rimbalzo per Udine che torna in attacco con Monticelli. Minisini da Tell, ancora sotto misura per Diop che adesso fisicamente sta facendo la differenza sotto canestro. Realizza ancora un due punti il giocatore col numero 23 in maglia bianca. Piccolo break per Udine che adesso si impegna in difesa contro De Santi. Ferma la palla Pivetta, in qualche modo la boccia gli arriva tra le mani, poi scadono anche 24 secondi. Perde il possesso la squadra di Celotto che spedisce sul parquet il numero 12 Corazza. 47 secondi al termine del primo periodo.
Ceschia ribalta al lato, pallone arriva in mano a Tell che s'avventura in mezzo all'area. Tell sbaglia abbondantemente l'appoggio. De Santi fa pentole coperchi nella formazione cordenonese, sale dal lato debole Corazza, ma il pallone è giocato in post basso da De Santi. Giro e tiro, altro rimbalzo offensivo per Collenonse, che ora può andare fino in fondo con Pivetta. 5 secondi al termine del primo periodo, Pivetta subisce il fallo da parte di Minisini quando mancano 3 secondi e 8 decimi. Questo è il quarto fallo di squadra per Udine, quindi esordisce solo ora il bonus la squadra di Montena, che chiama timeout, tipico delle squadre di Montena che vuole allenare ogni situazione, compresa anche questa. 3 secondi e 8 decimi, chissà cosa si inventa l'allenatore della APU. Secondo quarto al Palasport Carnera, in campo per il campionato Under 18 d'eccellenza in Friuli Venezia Giulia, in maglia bianca la più Udine, in maglia verde la 3S Collenonse. 10-20 il punteggio, più 10 per gli ospiti dopo i primi 10 minuti. Collenonse che inizia il secondo quarto con un tiro da 3 punti da parte di Cozzarin, tiro ampiamente fuori misura, ha ucciso le mosche del Carnera senza arrivare al ferro. Prima azione d'attacco per Udine in questo secondo quarto, una APU che ha avuto notevole difficoltà soprattutto in difesa, ha concesso un sacco di tiri aperti dall'arco dei 6,75 che Collenonse, specie all'inizio, ha sfruttato per allungare con decisione. Rossit con un tiro da 3 sbagliato da parte di Collenonse, che forse dovrebbe pensare a cambiare un po' il canovaccio tattico dell'incontro. Vediamo cosa riesce a combinare la più in questo secondo periodo. Non benissimo, altro tiro che non prende neppure il ferro. Allora, i primi tre tiri del secondo quarto, tutti da 3 punti, tutti forzati, nessuno dei quali ha neppure sfiorato il ferro. Diciamo che potrebbe andare molto meglio, i ragazzi potrebbero offrirci uno spettacolo un po' migliore. Mi affido al talento dei giocatori in campo, sperando di poter commentare il primo canestro. Damjanovic ci pensa lui, arriva al ferro, sbaglia anche Damjanovic, ha resistito a un contatto che però l'ha sbilanciato. Poi sul tentativo di rimbalzo d'attacco Alex Kamai
toccato per ultimo il pallone, che ora è in possesso della A+. Bel gioco alto basso, passaggio di tocco da Cautiero a Daniele Okenien, va a realizzare i primi due punti della A+ nel secondo quarto. Dall'altra parte però Simone Pivetta in post basso rincula fino ad arrivare ai due punti. Canestro però in realtà non c'è stato e quindi c'è solo fallo e quindi rimessa d'attacco per la 3S. Con la Pivetta ci riprova, sbaglia il... però scusate, era sì, era Pivetta che ha sbagliato. Poi il rimbalzo d'attacco di Rossit garantisce due punti a Colenons. Cautiero ribalta al lato, spaziature non eccezionali nella manovra offensiva dei giocatori di Paolo Montena. Allora Cautiero si mette in proprio, voleva un passaggio verso Okenen, si chiude la difesa, Pivetta già dall'altra parte, prova a sfondare senza riuscire nell'intervento, forzata questa iniziativa del capitano cordenonese Paolini. Monticelli ribalta il lato per Paolini, altra situazione forzata, infatti Montena si arrabbia con i suoi davanti alla panchina della A+. Dopo i cambi si riprende con 3S in attacco. De Santi, Camai, questi è Curtarelli, pallone ritorna in mano a De Santi, stanno per scadere 24 secondi, quindi Colenos deve inventare qualcosa. De Santi regala il possesso a Minisini, quale arriva dall'altra parte, sbaglia il primo tiro, poi si fa buggerare dagli avversari spendendo in contropiede Curtarelli, che invece che accelerare aspetta l'arrivo del difensore. Curtarelli, se sei libero in contropiede vai più velocemente possibile dall'altra parte, se poi consenti il recupero della difesa è ovvio che rischi la stoppata come è stato. Paolini forza un'altra situazione, diciamo che più che pallacanestro si sta vedendo una serie di corbellerie tecniche proprio di fondamentali da una parte e dall'altra che mal si sposano con l'esigenza di commentare una partita di basket. E sì che questi sono ragazzi under 18 che bene o male un qualcosa dovrebbero aver imparato se sono arrivati a giocare un campionato di eccellenza che non è il torneo dei borghi di Pocenia, con tutto rispetto per il torneo dei borghi di Pocenia. De Santi, Damianovic, Damianovic si spazia sul difensore, questo era un tiro ben costruito, a rimbalzo offensivo Camai alza un pallone a Campanile che avrebbe sorvolato anche il campanile di Mortegliano, buon per lui che il pallone resta in possesso alla 3S con le Nons. Damianovic sulla linea di fondo, pallone arriva oltre l'arco dei 6,75 a Pietro Casarsa, altra padella sul secondo ferro e Diop si incarica di portare il pallone nella metà campo d'attacco della Piu. Da Minisini, ribalta al lato, pallone intendeva arrivare a Cieschia,
cui taglio è stato deviato dalla difesa dell'Inter, ma è rimessa in zona d'attacco per la più. Mentre con le non si è entrato il numero 24 Giacomo Lo Giudice, e finalmente Diop mette d'accordo tutti con un buon canestro dall'angolo. 5 minuti e mezzo, poco meno, allo scadere del secondo quarto. De Santi, step back, fatto con tecnica, ma poi sbagliato. Diop all'imbalzo, fa valere la sua fisicità, e poi c'è un fallo di Curtarelli ai danni di Matteo Minisini. Quattro minuti e spiccioli al termine del secondo quarto, in attacco la più, capitan Franco Vicchio, pompa pallone nella zona d'attacco con boccia recapitata a Diop sotto canestro, e Badù realizza un appoggio facile facile. Damianovic, Lo Giudice, forza, un altro canestro, un altro tiro. Lo Giudice, che è appena entrato, vuole evidentemente mettersi in evidenza. Il problema per Collenons è che presta il fianco a una transizione rapida in attacco da parte della PU, chiusa con una pessima iniziativa da parte di Franco Vicchio, che si è incatapecchiolito da solo quando bastava anche lì fare una finta. Lo Giudice tocca il suo terzo pallone, tenta il suo terzo tiro, sbagliato anche questo. Alla fine la palla arriva oltre l'arco dei 6,75 a Corazza, a Curtarelli, che sbaglia il tiro da 3. Diop non ha raggiunto dal pallone. Proprio mancano di fondamentali questi ragazzi. Non sto parlando neanche di conoscenza del gioco, sto parlando proprio di fondamentali. Non sanno giocare, in pratica, dai. Questo è il mio commento. Damianovic arriva al ferro, vuole anche il fallo. Dovrebbero bastargli i 2 punti. No, invece gli viene fischiato un fallo in attacco. C'è un timeout chiesto da Montena. Un po' sconsolato il coach da quello che si vede in campo. Ne ha di lavoro da fare. 3:41 al termine del secondo quarto, più 8 con le Nos. Dopo il time out, Udine con 8 lunghezze da recuperare, si porta in zona d'attacco. Franco Vicchio, il pallone non raggiunge Cautiero, che stava tagliando dal lato debole, il numero 8, capitan Pivetta, nella fila del Collenons, imbastisce una manovra offensiva per la squadra di Celotto. Non ho capito bene cosa volesse fare Pivetta, invece sa bene cosa fare Visentini, che arriva in zona linea del tiro libero, si arresta per un ben fatto tiro in sospensione con palleggio resto e 2 punti, meno 6 per la PU. Ricacciata a meno 9 dalla tripla di Matteo De Santi, che adesso si impegna in difesa su Ceschia. Visentini, palleggio su Plus. Visentini poi accelera, arriva al ferro, non trova posizione da parte della seconda linea difensiva della 3S. Altri 2 punti di pregevole fattura per Riccardo Maria Visentini. Pivetta, Curtarelli, da una mano alla manovra anche Casara, step back da 3 di De Santi, che è ispirato in questo momento. 6 punti del numero 15 e la 3S allunga nuovamente.
Vediamo cosa si inventa la più per restare agganciata all'avversaria. La Ceschia, pallone che arriva in qualche modo al numero 35 Cautiero, che stazionava nei pressi del canestro. Appoggio con due punti Cutarelli. È nella metà campo d'attacco la 3S. De Santi. Pivetta. Casara. De Santi ci riprova ancora e segna ancora un canestro da tre punti. Sono 9 i suoi punti in questo frangente. Così, consiglio che potrei dare a Ceschia è quantomeno contestargli il tiro, perché mettergli una mano davanti alla faccia, così almeno dare l'idea di difendere un po'. Fatto fallo subito l'attacco friulano, attacco udinese. Il fallo è di Lo Giudice. Poco più di un minuto al termine del secondo quarto. Monticelli ribalta al lato. Cautiero attacca dritto per dritto, va a schiantarsi contro il muro di giocatori in maglia verde. Pivetta si arresta in un fazzoletto, poi sbaglia il semigancio dopo il giro e tiro. Visentini. Visentini va via al suo avversario diretto con una manata, ma ha commesso fallo in attacco, proprio sbracciando sul mento dell'avversario il giocatore udinese, che esce sostituito da Matteo Minisini. Esce Visentini, entra Minisini. Poco più di 30 secondi al termine del secondo periodo, in attacco la 3S. De Santi, pericolo pubblico numero 1 per la retroguardia cittadina. Pivetta, Pivetta, in qualche modo arriva al ferro, arriva al quarto di campo libero, poi gli è mancata la forza per andare a concludere. De Santi mette il piedone sulla linea di fondo, palla persa per Coldenons, e quindi ora 15 secondi e 8 decimi a disposizione della APU per combinare qualcosa di produttivo in attacco. Nella 3S è entrato Luca Corazza col numero 12 per la fase difensiva. Secondi. Ma io mi chiedo ogni tanto cosa passi per la testa di questi ragazzi, cioè mi chiedo se siano concentrati oppure no. Chissà se Minisini sapeva che mancavano 10 secondi al termine del secondo quarto, perché andare a testa bassa adesso va già meglio, poi sbaglia, rimbalzo di Ceschia in attacco e proprio in chiusura di primo tempo la più con il suo numero 77 riesce a realizzare i due punti del 24-33. Secondo tempo al Palasport Arnera, in campo APU in maglia bianca, Codenons in maglia verde. È la seconda giornata del campionato Under 18 d'eccellenza in Friuli Venezia Giulia, Under 18 maschile, 24-33 più 11 per i cordenonesi al termine della prima frazione di gioco. APU che è in attacco con Visentini contro De Santi. Visentini va al palleggio del stettiro, De Santi gli sporca la traiettoria, anzi no, è proprio semplicemente una buona difesa da parte di De Santi, con Visentini che ha forzato l'uno contro uno perdendo palla. Udine
in difesa con Kolenos in attacco, questi è Damjanovic, De Santi da tre punti, De Santi ancora lui nel secondo quarto ha scavato un solco praticamente da solo con tre triple di fila che hanno schienato la retroguardia friulana. Adesso Paolini va a forzare un'altra situazione andando a schiantarsi contro il muro che gli si poneva di fronte, formato non solo da giocatori del Kolenos ma anche da suoi compagni di squadra. Diop prova a ribaltare il lato, il pallone arriva a Visentini oltre l'arco dei 6,75. Visentini però aveva l'unghia dell'alluce sull'arco e quindi il canestro vale solo 2. Quella De Santi, poco manca che segni anche questo. A rimbalzo d'attacco c'è però Pivetta. Che si è liberato di Stefano Monticelli, un problema alla caviglia per il numero 11. Particolarmente dolorante Monticelli. Okenen tenta la zingarata sulla linea di fondo, il suo tiro in reverse, in sottomano, viene stoppato da Kamai. Damjanovic, Pivetta, Kamai, uno contro uno dal post basso, Kamai, semigancio sinistro, sbagliato pure questo. Minisini è già in zona d'attacco con la palla che arriva sotto canestro a Cautiero. Tiro ben costruito da Udine, anche se Paolini sbaglia la tripla, non sbaglia dall'altra parte Simone Pivetta che manda più 12 la 3 seconde nons. Cautiero, Visentini da tre punti, tiro insetticida. Ha ucciso le mosche al Carnera senza arrivare al ferro. Pivetta. Arriva in suo soccorso Damjanovic, ma il più abile di tutti è Visentini che recupera un pallone. Paolini, Visentini, Cautiero. Attacca De Santi. Mette in ritmo Minisini. Tiro da tre punti sbagliato dal giocatore udinese. E Montena spedisce sul parquet Ceschia e Diop, anche se c'è un time out sul punteggio di A più 26 Kolenos 38. Kolenos in attacco, lo giudice chiama in causa anche Casara, palla persa, tentativo di contropiede da parte della APU. Paolini, Franco Vicchio, ancora Paolini, prova a ribaltare il lato Udine. Tel, Franco Vicchio, spara la tripla, sbaglia, vola Diop al rimbalzo, il pallone è però preda dei giocatori di Kolenos. De Santi è lui che porta avanti il pallone nella metà campo d'attacco degli ospiti. Esce Casara, ma Damjanovic si mette in proprio forzando una iniziativa. Il rimbalzo è per Diop che consegna la boccia a Paolini. Paolini la butta invece via, prestando il fianco al contropiede, anzi transizione offensiva da parte di Giacomo, lo giudice che segna subendo il fallo dello stesso Paolini che dunque perpetra due invereconde decisioni nel giro di pochi istanti. Prima butta via il pallone in attacco, poi commette fallo, regala anche il tiro libero
aggiuntivo non difendendo nel modo corretto su un lo giudice che non era così veloce da impedire al giocatore friulano di riuscire a trovare una buona posizione difensiva. Ma come ho detto in precedenza, i fondamentali individuali di questi ragazzi non sono certamente quelli che ci si aspetterebbe per un campionato under 18 d'eccellenza. Adesso Paolini prova a farsi perdonare gli errori precedenti andando a guadagnarsi un tiro libero. No, invece è solo rimessa in zona d'attacco, non era considerato in fase di tiro il giocatore udinese. Franco Vicchio. Serve sotto misura Diop e questo è un buon canestro. Ha tirato il raddoppio Franco Vicchio. Diop gli ha fatto un blocco sigillando l'avversario. 2 punti di pregevole fattura per la APU. 4-10 al termine del terzo quarto. Casala. Lo giudice da 3 punti. Giacomo lo giudice. Anche in questo caso buona iniziativa, penetra e scarica, difesa al bar e Codenose che si mantiene con un cospicuo vantaggio. Ceschi attenta il passo e tiro, pallone in mano a De Santi. Lo giudice ribalta al lato su Costarini. Lo giudice troppo pigro nella zona delle operazioni. C'è Franco Vicchio che ruba il pallone agli avversari e guadagna la rimessa in zona d'attacco. Nel frattempo nella APU entra il numero 35 Cautiero al posto di Ceschia. Franco Vicchio, un po' indeciso sul da farsi. Cautiero spara la tripla frontale. Sotto canestro c'è l'onnipresente Diop che subisce il fallo da parte dell'avversario diretto. Questi sì sono 2 tiri liberi per Badu Diop. Invece no, neppure questi erano 2 tiri liberi, ma Udine comunque non ha sfruttato il possesso offensivo, sbagliando il tiro da 3 punti con Tell. Dall'altra parte non sbaglia invece Casara. Infila la tripla, poi sì, cioè, io, poi, non ho capito bene dove volesse, cosa volesse fare Casara. È andato a dire qualcosa alla panchina, dimenticandosi del suo avversario diretto. Ma Casara, ma difendere prima di parlare? Ma fallo della difesa dell'APU, rimessa verso la zona d'attacco da parte della 3S Coldenons. C'è un cambio per Udine, esce Paolini, rientra il numero 2 Visintini, mentre Pivetta imposta l'azione d'attacco degli ospiti. Cozzarin arriva dal lato debole, Damianovic con la Casara, inflazione di passi di Casara, ometto ogni commento, meglio Visintini. Poco più di 2 minuti al termine del terzo quarto, pallone recuperato da Damianovic che poi, come già in precedenza più di qualcuno, parte in contropiede chissà perché, aspettando l'arrivo del difensore per andare al contatto. Ovviamente e giustamente la coppia arbitrale non fischia fallo, c'è comunque la rimessa in zona d'attacco per la 3S. Damianovic spara puro materiale edilizio verso il cristallo del tabellone del Palasport Carnera. Ancora il numero 11 maglia verde
prova a ribaltare il lato, in qualche modo il pallone arriva in mano a Casara, altra mattonata, prima o poi si scheggia quel ferro, per fortuna di tutti che interviene Capitan Pivetta a mettere d'accordo tutti infilando la tripla. Visentini sotto il velo di Diop, poi Visentini spara un airball verso il canestro, rimbalza il fallo di Diop, che siccome è l'unico ad essere produttivo sotto canestro nelle fila degli Udinesi, non vede mai un pallone giocabile, neanche con qualche iniziativa di penetra e scarica che magari potrebbe metterlo in condizione di realizzare qualche canestro in più. Pivetta palleggia verso il tiro, secondo ferro, ma è sempre con le noci in attacco, sempre col suo capitano, si rifugia in una palla contesa con la legge del possesso alternato che favorisce con le nonce. Meno di un minuto al termine del terzo quarto, più 22 per Colenons, che ha preso con decisione il largo dopo che Udine era riuscita a contenere lo svantaggio, il gap sotto i 10-12 punti. Adesso Colenons decisamente avanti, sbaglia Damjanovic, ma ancora un rimbalzo offensivo catturato dallo giudice. Pivetta, Cozzarin, cambio di direzione, la palla sbatte sul piede di un giocatore udinese, c'è solo un secondo a disposizione della 3S per andare al tiro, catch and shoot obbligato. Proprio Cozzarin che in qualche modo va al tiro, il pallone non prende niente e quindi scadono i 24 secondi, rimessa per la APU. Non può andare fino in fondo comunque Udine, perché c'è una discrepanza di un paio di secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Cautiero, Visentini, non c'è la spazzatura giusta per il passaggio su Diop, allora ci riprova Franco Vicchio, eccolo Diop, finalmente riceve un pallone sotto canestro, raddoppiato, sbaglia, ma ormai scade il terzo quarto e non c'è spazio per alcun canestro, seppure ci tentano sia Udine sia Pordenone. Terzo quarto va in archivio sul punteggio di 30-52. Non si sente nulla. Maico ti protegge dai rumori dei colpi di fucile e pistola nella caccia sportiva, nel tiro a volo, nel tiro a segno. Thank you.
Quarto periodo al Palasport Carnera, in campo APU Udine e 3S Collenons. Udine in maglia bianca, Collenons in maglia verde. Campionato Under 18 d'eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Campionato Under 18 vede questo posticipo al palazzetto dello sport Carnera, la casa della GSA. Sotto di 22 la formazione padrona di casa, che adesso ha un extra possesso in attacco. Visintini serve il pallone a Okenen, poi Franco Vicchio sbaglia la tripla. C'è ancora un passaggio sotto canestro con il giro e tiro dal post basso di Hop, che guarda un po', ottiene un pallone sotto canestro per giocarsela uno contro uno e segna due punti. Aggressiva in difesa la formazione di Montena, anche se si salva con le Nons mantenendo il possesso in zona d'attacco. La rimessa è di Corazza, ma capisce tutto Visintini, che come al solito decelera e poi sbaglia il sottomano. Io ometto ogni commento se non evidenziando il dato di fatto. Sotto di 20 Visintini in contropiede sbaglia l'appoggio con un sottomano a una mano. Solo il dato di fatto, senza commento. Ci riprova l'Intermec con quella, io ogni tanto chiamo Intermec Collenons, anche perché è lo sponsor storico della società del presidente Tosoni, che ha referto, è citata solo come 3S. Questo è un attacco Collenons, nonostante il buon lavoro in fase di copertura da parte di Diop e Okenen. Cambi per Celotto, che spedisce sul parquet anche Rossit assieme a De Santi. De Santi miglior realizzatore della partita. Sulla rimessa invece c'è un fallo di Diop. Mai De Santi appena entrato, palleggio destro, tiro, deve ancora calibrare bene il suo mirino il giocatore con numero 15. Visintini prima rallenta, poi riaccelera, subisce fallo. Buona iniziativa da parte del numero 2 udinese. Due tiri liberi per Riccardo Maria Visintini. Segno solo il secondo, 8 minuti e mezzo al termine. Cambio per Montena, che richiama in panchina proprio Visintini e spedisce sul parquet il numero 4, Massimiliano Paolini, classe 2002. Altro fischio. Il fallo è proprio di Minisini, Matteo Minisini. Sempre in zona d'attacco la 3S Collenons, Corazza. Rossit è lasciato indisturbato nello scoccare il tiro dal vertice dell'area colorata, vertice alto. Franco Vicchio da Paolini a Minisini, tripla sul tabellone. Damianovic è già dall'altra parte. Camai poggia al primo ferro, bravo, non c'è stata grande posizione difensiva, quindi sul velluto Cordenons. Continua a correre il cronometro, quindi anche per Udine le opportunità di rientrare in partita sono sempre più scarne, a maggior ragione se questi passaggi sotto canestro non vanno a buon fine. Esce Diop, al suo posto in campo il numero 20,
anzi scusate, il numero 77 Ceschia. De Santi mette il ritmo, pivetta, extra pass, pallone che arriva a Camai dopo un buon movimento, era un tiro aperto, fatto bene, difatti quasi sempre un tiro aperto garantisce posizionamento a rimbalzo opportuno, rimbalzo d'attacco, tant'è che Codenos resta nella metà campo offensiva con un Montena particolarmente arrabbiato con i suoi. Camai. Camai si trova inspiegabilmente solo e allora decide di sparare una tripla abbondantemente fuori misura. Ceschia subisce il fallo del difensore, rimessa in zona d'attacco per Udine a 6:46 al termine del quarto periodo. Nella più rientra Cautiero al posto di Okenen, Ceschia nell'angolo, c'è Rossi davanti a lui, Cautiero, Ceschia, tiro sospensione dall'angolo alla Marco Solfrini, due punti per Udine. Rossi gioca alto basso su Capitan Pivetta. Si chiude la difesa udinese, rimessa zona d'attacco per Collenons, Rossit attacca il canestro, Corazza, viene deviato il pallone, sempre in attacco Collenons. Che dai e dai, alla fine la palla la perde Visentini. Saggiamente torna sui suoi passi, Cautiero attacca il canestro e poi gioca dai e vai con Minisini. Buona azione offensiva della PU. Cautiero ringrazia con un bacio Minisini, avrà il tiro libero aggiuntivo. Poi sulla rimessa, nell'azione successiva, sbaglia Visentini da sotto, in transizione De Santi sbaglia il tiro da tre, fiera dell'errore, Cautiero, il pallone arriva in qualche modo a Paolini che uccide le mosche. Rossit da tre punti. Altro tiro insetticida, saggiamente qualcuno dalla panchina chiama un time out per mettere fine a questo obbrobrio. 5:26 al termine, 37 Udine, 56 Collenons. C'è Udine in attacco dopo il timeout, Visentini arriva al ferro, appoggia al tabellone, non c'è opposizione da parte della retroguardia cordenonese, due punti per il giocatore aggregato alla prima squadra, alla Serie A, il coach Lino Lardo. Pivetta, De Santi esce dal blocco e realizza un altro tiro da tre punti, questo De Santi mi sembra un bel giocatorino. Visentini, Minisini, che aveva un tiro aperto, decide invece di andare in zingarata, gli va bene perché nonostante il precario equilibrio riesce a realizzare un sottomano sinistro che coglie impreparata la difesa pordenonese. Corazza, esce De Santi dai blocchi,
ovviamente non ha opposizione difensiva, stavolta Grazia Cautiero che aveva le braccia all'altezza delle ginocchia sbagliando la tripla. Resta in attacco però con le nonsant perché stanno per scadere i 24 secondi. Udine recupera il pallone, Cautiero, azione di passi non segnalata dagli arbitri, si lamenta più di qualcuno sulla panchina collenonese, tutti si aspettavano il fischio che non arriva, due punti per Cautiero. De Santi, Corazza, taglio backdoor da parte di Pivetta, al bar l'intera difesa bianconera. Cautiero attacca Rossit, non è esplosivo, ma riesce a mettere in moto Paolini che sbaglia la tripla frontale. Pivetta su Rossit, altro gioco a due, altro posizionamento sbagliato da parte dei difensori udinesi e Collenons resta a più 18, 3 e 29 al termine. Durante il time out coach Montena ha fatto sentire la sua voce, ma è chiaro che se questi ragazzi non sanno giocare bene a pallacanestro ci si può arrabbiare finché vuoi coach, ma bisogna ripartire dai fondamentali. Questo è un campionato under 18 di eccellenza, ci si attende, ci si aspetta che chi gioca in questo campionato conosca quantomeno l'ABC della pallacanestro, così non è purtroppo, non è colpa dei ragazzi, perché mentre Ceschia realizza un bel canestro da tre punti, non è solo colpa dei ragazzi che davvero ci mettono, è vero, ci mettono forse meno impegno di quello che dovrebbero, spesso e volentieri hanno atteggiamenti non condivisibili, però è chiaro che se non esistono persone che insegnano loro da farsi coperta è corta. Palleggio destro e tiro da parte di Damjanovic, due punti per lui a rispondere alla tripla di Ceschia di poco fa. Due minuti e mezzo al termine, sbaglia Visentini, rimbalzo per Damjanovic, Pivetta attende l'uscita dai blocchi di Cutarelli, Damjanovic spezza il raddoppio, poi serve un low look per Casara, stoppato da Diop, poi Diop arriva fin dall'altra parte, subisce il fallo di Lo Giudice. Due tiri liberi per Badu Diop. Segna solo il secondo, siamo già negli ultimi due minuti di partita. Partita abbondantemente in ghiaccio, vittoria abbondantemente
sicura per Cordenons, che adesso deve solo gestire nel migliore dei modi gli ultimi possessi. 100 secondi al termine. Udine però si impegna ancora in difesa con Cautiero, che va a servire un Cieschia che era già in salto. Io come al solito mi limito a constatare la realtà dei fatti senza commentare. Cautiero da 3 sbaglia. Ancora un rimbalzo offensivo per Udine. Iop. Ci prova anche lui dalla distanza. Secondo me, più che chiedere l'intervento della zooprofilassi o comunque dell'ersa per abbattere le cimici verdi che stanno infestando le campagne, si potrebbe chiedere a questi ragazzi che sono in campo di giocare non tanto al Palasport Carnera ma all'aperto, perché con tutti questi tiri ucciderebbero buona parte delle cimici infestanti. 45 secondi al termine. Damjanovic sotto un blocco di Kamai. Damjanovic invece vuole andare da solo. No, alla fine il pallone è in post basso per Kamai. Quando scadono però i 24 secondi, palla persa per Cordenons. 32 secondi al termine di questo incontro. Visentini porta avanti il pallone nella metà campo d'attacco. Diop. In fade away, Diop. Che mi sembra, adesso potrei fare dei calcoli veloci, ma mi sembra il più produttivo dei suoi questa sera. Soprattutto è stato l'unico che in maniera evidente ha sfruttato un vantaggio nei confronti dell'avversario. La partita finisce qui. Udine 49, Cordenons 65. Io ringrazio Alberto per le immagini. Ringrazio voi per averci seguito fino a questo punto. Vi rimando a tutti gli appuntamenti sul nostro palinsesto dedicati alla pallacanestro in Friuli, Venezia, Giulia. Ciao a tutti.